Sì, dici bene tu, ma perché dunque mi scacciano come un cane rognoso? Perché debbo lavorare dall'alba al tramonto e morire di fame e di stento? Perché d'inverno devo tremare di freddo e d'està bruciare dal caldo? Quando nel vespero delle domeniche, ti ricordi? S'andava in chiesa a udir pregare la dottrina cristiana. Il parroco ci diceva che il Signore ci aveva creati tutti uguali e intanto lui, il parroco, aveva mangiato pane di Maiorca e carne di bue e bevuto il vino dei marzi. Ed io era a digiuno dal giorno innanzi e tremava dal freddo, accoccolato presso l'altare, mentre il parroco era avvolto in un grosso manto di lana. Quando vado a portare le ricotte al padrone, lo trovo a giorno alto, sdraiato e ancora sonnacchioso su di un letto con quattro materassi di lana con coperte di seta in una stanza parata come la chiesa quando è festa di San Francesco. Ed io intanto, per portargli le ricotte, mi alzo ad un'ora di mattino dal giaciglio di Pagliafradicia. Cammino per 3 ore a piedi nudi, per balze e per monti, e spesso senza un pezzo di pane per sfamarmi. E perché il padrone, che non fa nulla, mi piglia a calci se non l'obbedisco a puntino. E perché Massaro Santo, cui tocca un terzo del ricolto e lavora appena 2 ore al giorno, dà a me, che lavoro dall'alba al tramonto, soltanto un pezzo di pane ferrigno e dei pugni spesso, delle male parole sempre per companatico, perché sono povero e non ho padre, non ho fratelli, non ho amici, mi chiamano lupo, bastardo, figlio di mala femmina, ma dovrà venire il mio giorno. Lo so che debbo finire in galera, lo so, ma io ho giurato alla mamma e...